Ultima giornata Super Cup, White Lion contro New Generation, risultato ancora sullo 0-0, adesso D'Estasio butta letteralmente nel cesso il pallone, poi Ronga, serve Gentile, Gentile in mezzo a due, perde il pallone, poi Izzo, sbaglia il passaggio, serve Paudice, incontra la barriera, poi Carlo Coppola, invece fallo Romano dopo aver tolto il pallone. Gentile adesso. Gentile. Il tiro finisce sul fondo. Parte dalle mani di De Rosa, cerca in avanti Coppola, sbaglia il passaggio per D'Estasio, poi Gentile, ancora anticipato, scorto, fa buona guardia, poi rimette il pallone in avanti, fine Garofalo. Sorrentini, ancora viene anticipato Paudice, ancora Mario Sorrentini per Gentile, cerca il passaggio, sbaglia Izzo, Sorrentini ancora copre bene il pallone e guadagna questo calcio d'angolo che quindi permette alla compagine dei New Generation di tenersi in avanti. Serve Scuotto, il tiro a incrociare, forse è stato un po' troppo, ma il tocco, la deviazione comunque è in calcio d'angolo. Romano sul pallone, ancora al centro Sorrentini, lo incontro praticamente come se fosse un tiro. Esce D'Estasio, entra Ciacchi, De Rosa mette ancora in avanti a cercare Coppola, stop a seguire, poi perde il pallone contro Paudice che a sua volta lo perde contro Ciacchi che mette al centro il pallone, poi finisce il palo laterale dopo aver attraversato l'intero campo orizzontalmente. Gentile, Romano, buono il passaggio per Sorrentini, schizza però il pallone, infine si spegne tra le mani di De Rosa. Ciacchi, Izzo, a cercare, non mi ricordo, Catone. Catone cerca Ciacchi che prova un passaggio, Paudice ci dà fastidio, poi Ronga, serve ancora Paudice, per Gentile. Tiro di Gentile, gol che porta in vantaggio i White Lion con un tiro di punta, tipico giocatore di calcio. Su questo gol vediamo il collegamento.